Salve, ci troviamo a Riccione, allo stadio del nuoto. Sono partiti ieri, venerdì 15 giugno, i campionati nazionali estivi di nuoto master e pallanuoto, master e agonisti. A Riccione sono protagoniste 90 società a rappresentare 930 atleti per i master, 14 per la pallanuoto con circa 200 atleti. Insomma, grandi numeri per una manifestazione e un evento che è veramente il clou della stagione per il nuoto WISP, e lo dimostra il fatto che sono rappresentate praticamente quasi tutte quante le regioni d'Italia. Sono società che sono arrivate addirittura dalla Sicilia. E questo è un appuntamento, insomma, quindi doppiamente speciale per il nuoto WISP. In questo momento siamo in un attimo di pausa delle attività, ma fra poco vedrete che, insomma, lo spazio si animerà. Come vedete, le tribune sono assolutamente stracolme. C'è stato anche fino a poco fa grandissimo tifo sotto questo punto di vista. Dicevo, questo è un appuntamento che ha un significato particolare, speciale per il nuoto WISP, perché quest'anno si celebrano i 70 anni dello sport per tutti. Quindi è un appuntamento grande per tutti quanti noi di WISP, e lo è ancora di più anche per il nuoto WISP, perché praticamente abbiamo i 50 anni anche dei campionati nazionali, sia giovanili che master. E non a caso si è scelto di unire le due manifestazioni che da un po' di anni si svolgevano in sedi separate, proprio per celebrare, insomma, questa ricorrenza. Tanto, come si suol dire, il bello della diretta, stanno dividendo, stanno separando, insomma, la vasca per le prossime gare che sono in programma. In questo momento si stanno svolgendo all'interno dello stadio del nuoto di Riccione le gare di 100 farfalla, stile libero, rana, e poi abbiamo anche la staffetta 4x50. Domani invece sarà la giornata dei 50 stile libero, dei 50 dorso, della staffetta 4x50 stile libero. Va detto che non solo all'interno dell'impianto, che come vediamo è assolutamente imponente sotto questo punto di vista, uno degli impianti più belli che abbiamo qui in Italia sicuramente, non soltanto all'interno dell'impianto stanno svolgendo le gare, ma al tempo stesso si stanno anche disputando fuori e in esterno le selezioni, insomma le partite per arrivare a definire la classifica e quindi delle sfide di domani della pallanuoto master e agonisti. Come vedete qua il tabellone che dà il benvenuto qui a Riccione, il nostro manifesto con il podio, e questo vale un attimo proprio di pausa, di sosta, proprio per consentire la divisione, la separazione, insomma, in due della piscina. Io ho qui accanto a me un personaggio, insomma, speciale per chi conosce il nuoto WISP, che è Ilario Pontieri. Lui è responsabile delle manifestazioni e delle attività del nuoto WISP. Allora Ilario, questa è una manifestazione veramente storica per la WISP, e il legame con Riccione è assolutamente speciale perché oramai sono tanti anni. Sì, qual è stata la risposta della città? Cosa dicono le società, insomma? Ecco. Grande Ilario, grandissimo! Intanto buongiorno a tutti. E sì, come ha detto la Raffaella, effettivamente l'impianto di Riccione è l'unico impianto, oppure uno dei pochi impianti in Italia, che si prestano a questa manifestazione imponente, proprio perché abbiamo deciso di festeggiare i 70 anni della WISP, che sembrano tanti, ma la WISP è sempre giovane dentro e nelle sue organizzazioni. E nello stesso tempo, come ha ricordato la Raffaella, sono 50 anni, di cui 27 che diciamo mi hanno visto volontario a organizzare queste manifestazioni di gare sia master che giovanili. Siamo partiti già da lontano 1978 e hanno sempre camminato paralleli, anche se, come diceva la Raffaella, le manifestazioni master sono più facili da gestire anche in altre città, mentre i numeri dei giovanissimi, degli agonisti, ci chiedono proprio impianti come quello di Riccione.
La città di Riccione ci ha sempre accolto con grande interesse e passione, sono ormai diventati partner fissi, per cui diciamo devo ringraziare tantissimo anche la Polisportiva di Riccione, il Comune di Riccione, la provincia di Rimini che ci ha sempre ospitato con grande gioia. La città alla sera si colora di tutti i colori belli, immaginabili, vedere questi ragazzi, queste coppie che girano, che ridono e che scherzano, riempiono il cuore di gioia veramente a chi come me crede nello sport per tutti, nella Wii. No, io dicevo, Ilario, che accennavi al discorso dei numeri, che sono numeri assolutamente eccezionali quest'anno. Sì, effettivamente è vero, diciamo che quest'anno per vari motivi i numeri sono cresciuti tantissimo e se devo dire la verità, la WISP, il forte della WISP è proprio avere uno zoccolo di volontari che ancora adesso io ne sto adoperando un centinaio reali, mi danno una mano e danno una mano alla WISP perché queste manifestazioni riescono sempre con grandi soddisfazioni. Quest'anno come il numero di partecipanti per quello che riguarda per appunto i master, diceva 90 società rappresentanti, sì, per 230 atleti e per la pallanuoto 14 società per 130 atleti. O circa 180. Ma noi si è detto che Riccione è la capitale del nuoto, WISP, perché poi la settimana prossima ci sarà un nuovo appuntamento da mettere giovedì tra i giovani in su, veramente tutte le tappe. Dall'età dei 6 anni fino agli assoluti che possono gareggiare anche fino agli 80 anni. E ci vedrà impegnati qui addirittura con 114 società, perché sono aumentati intanto di altre due, con circa 4.000 atleti di nuoto, 24-25 società di pallanuoto giovanile, under 11, 13, 15 e 17, che ci porteranno anche loro qualcosa come circa 300 atleti, sempre dai 6 anni in avanti, cioè fino ai 17 anni, scusate. E qui addirittura il Comune di Riccione ci ha dato una mano per la logistica, perché effettivamente portare 4.000 atleti di quell'età vuol dire portare almeno altri 8.000 fra genitori, nonni e accompagnatori. E io devo ringraziare appunto il Comune di Riccione anche per lo sforzo che sta facendo per la WISP e per noi. No, allora, quindi sicuramente uno sforzo, un lavoro di squadra come nella migliore tradizione della WISP, una grande festa perché effettivamente tutte le età sono rappresentate, tutti sono protagonisti, oltre quindi a questo appuntamento che sarà dal 21 quindi al 24 per i giovani, ci sarà come si diceva anche la pallanuoto, sempre dei giovani, mi riusciva anche a segnalare un appuntamento che sarà il 23 e il 24 che è il primo corso nazionale per giudici di nuoto sponsorizzato, esatto. È un'altra realtà che è veramente esplosa. Diciamo che nel sincro siamo nati qui, siamo molto giovani, compieremo 7 anni quest'anno, però abbiamo fatto passi veramente da gigante. Dei primi 200 atleti che hanno partecipato ai primi campionati nazionali di sincro, siamo passati agli oltre 800 di quest'anno che si sono svolti nella piscina di Bolzano. E proprio in merito a questa crescita abbiamo deciso come WISP un ulteriore sforzo non solo organizzativo ma anche finanziario per organizzare il primo corso di giudici nazionali di sincro. Quindi la squadra della WISP si cresce ulteriormente e quindi questo è di buon auspicio per altri almeno per altri 70 anni, anche se io non ci sono.